Ciao a tutti, video la mia postazione make up. Questo video mi è stato richiesto gentilmente da Mami 2012, ora ha cambiato di nuovo nome. Vi lascio sotto nell'info box il link del suo canale. La ringrazio per avermi richiesto questo video. Allora, questa è la mia postazione make up. Avevo già fatto un altro video un tempo fa e diciamo che forse è cambiato qualcosa, non tanto. Dunque, ho dipinto i cassettini che erano marroni, color naturale, però più o meno è sempre la stessa. Allora, qui ho dei cassettini di plastica. E dunque inizio da sopra. Qui ho un profumo di Dior che mi ha regalato la mia amica Tiziana. Poi qui ho un pettinino, non so se si vede, sì, pettinino e pennellino, insomma, per sopracciglia della MAC, che utilizzo molto spesso. Poi qui ho una base della Colistar, questo è 3 in 1, base rafforzatore fissatore, che è quasi finito. Poi qui ho un top coat della Essence che ho preso da poco, e una base sempre della Essence che mi piacciono tantissimo. Poi qui ho un rossetto della Deborah e un rossetto di Pupa. Piace tantissimo. Dunque, nel primo cassettino ho dunque i lip gloss delle tinta labbra. Allora, questi due sono di H&M. Poi qui ho un rossetto liquido di Diego Della Palma che mi piace tantissimo. Anche qui un gloss di Dior. Poi qui ho una tinta labbra di Kiko, ho delle tinte labbra che non uso neanche più, queste tra l'altro della Maybelline, sono due colorazioni. Poi un altro rossetto liquido di Diego Della Palma, che questo mi piace tantissimo, che mi ha regalato Tiziana. Poi anche questo è un gloss di Naoleari. Poi un gloss della Essence e poi un altro lip gloss della Siena, molto molto carino. Poi nel secondo cassettino ho dei rossetti, questi sono tutti della Siena. Poi ho quelli di Kate Moss, poi qui ne ho un altro di Kiko. E poi nel terzo cassettino sempre altri rossetti, insomma varie marche. Dunque questo di Dior, di Kiko, questi sono della Wet n Wild, nelle Cosmetics. Poi questo della Rimmel, un altro di Kiko, questo è della Deborah. Poi questo è, che cos'è questa? È dell'Erbolario. Un altro di Wet n Wild. E poi uno qua di Naoleari. Poi qui ho dei cassettini che tengo, insomma, un po' di tutto. Allora, nel primo cassettino c'è questa palette di Too Faced, molto molto carina, mi piace tantissimo. Poi c'è questa palette di Mulac, questa per esempio non utilizzo molto. Poi c'è questa palette di Bella Oggi, questa è una delle mie prime palette, un sacco di colori.
E poi nel secondo cassetto ci sono i miei profumi, che però non sono solo questi. Nel terzo cassetto ci sono un po' di creme. Nel quarto cassettino, che non si apre tanto bene, non ve lo faccio vedere, comunque tengo altri profumi. E i cassetti sono finiti. Poi passiamo qui. Dunque, ho dei pennelli che utilizzo tutti i giorni, e sono pennelli dunque molti di Zoeva. Questi sono del Golden Rose, della nuova collezione. Poi ho un pennello blush di Sephora, il mio preferito. Insomma, molti di Zoeva, sì, e qualcuno di H&M, questo è di cinesi che utilizzo, mi piace. E poi sempre H&M, questo anche di H&M che adoro, e basta. E poi andando di qua, dunque, qui ho una maschera che voglio utilizzare questa sera. Poi qui ho un profumo dell'Erbolario, questo è Tiare, che mi piace, sto utilizzando molto in questo periodo. Poi dunque qui ho questo smalto che mi ha regalato Nitti, che mi piace tanto, che è questo che ho. E poi qui ho uno scrub labbra della mia officina toscana, che mi è caduto e si è rotto il coperchietto. Solita pasticciona. Poi dunque qui ho lo specchio che ho preso tempo fa da Tiger, perché quello vecchio si era rotto, era anche quello di Tiger, però si era rotto e ho voluto prendere questo, costava poco ed è comodo, insomma. Poi in questi cassettini tengo gli smalti, tutti gli smalti. Allora, qui ci sono un po' di smalti da un po' tutte le marche. Qui c'è lo smalto della Opi, che mi ha regalato Tiziana. Poi niente, Pupa, insomma c'è un po' tutte le marche. Poi nel secondo cassettino altri smalti, anche qui ce n'è tantissimi. Questo è di Catrice, questo dura poco, bellissimo colore ma dura pochissimo. Questo è di New York Color, questo è di Christian Dior, bellissimo colore anche questo. Questo della Rimmel, questo Gel Effect di Bella Oggi, bellissimo. Poi c'è il terzo cassettino che sono tutti i colori sul blu, questo di Deborah, questo della Laila, Kiko, questo è sul verde, e questo qui della Siete che non mi piace tanto, questo di Christian Dior. Poi qui c'è un altro di Catrice, questo blu di Essence, un altro blu di Essence, poi questo qui di Pupa, poi questo glitterato della Siete molto carino che metto anche sopra gli altri smalti. E poi l'ultimo cassettino, ce n'è ancora qualcuno. Allora, questo è un top coat di New Color, uno smalto arancione di Kiko, sì, sull'arancione, molto bello, però dura pochino. E poi c'è questo di Bella Oggi, molto bello, questo colore nude. Poi un altro di Catrice e basta. Poi qui ho questo contenitore, dunque qui ho un contorno occhi, questo dei Provenzali, che ho preso da poco e sto utilizzando da pochi giorni, ma mi piace tantissimo e lo tengo qui. Poi di qua invece ho due contenitori che preferisco tenere qui
portata di mano, perché sono cose che utilizzo, diciamo, quasi tutti i giorni, no, tranne questo che non uso proprio tutti i giorni. Questo è il fondotinta matta della L'Oreal. Questa è una crema labbra della mia officina toscana. Qui ho il mio temperino preferito di Catrice. Qua una mascara per sopracciglia della Essence, che non mi piace tantissimo, ma che tengo lì così lo utilizzo. Qui una lima. Qui una penna correttiva smalto della Bottega Verde. Poi qui ho tutti i miei rossetti MAC e niente, qui c'è la mia lampada e qui cosa tengo? Allora, questo è un spray per tessuti fresco pulito della Bottega Verde, buonissimo, a sapone di Marsiglia. Io lo spruzzo a volte sulle tende, sulle coperte, così comunque lo tengo qui in camera a letto. E mi piace tantissimo la sua profumazione, adorabile. Poi sotto passiamo al primo cassetto. Allora qui ho due palette della Neve Cosmetics, la Duo Chrome, una paletta sempre di neve. Poi qui scusate un po' di rumori. Due correttori, uno di Neve Cosmetics e l'altro della MAC. Quello di Neve Cosmetics sta quasi terminando, c'è un bel buchetto. E qui ho quello di, che mi ha regalato Cristella della Maybelline, che sta terminando, ma che mi tengo caro caro, perché poi non ne trovo più, non trovo più la mia colorazione. Poi qui ho la mousse di Lavera, che mi piace tantissimo. Poi, allora, qui ho un ombretto dell'Avo che ho da tantissimo tempo, che penso sia quasi finito, è molto molto carino. Ne avevo anche un altro, però niente, forse non ci saranno più sicuramente. Poi ho due ombretti di It's Time molto molto carini. Poi qua ho dei campioncini di pigmenti della MAC. Poi qui ho un ombretto della Zao, bellissimo. Poi qui ho un primer di Zoeva, un ombretto in crema di Essence, un altro ombretto di crema di Kiko, un ombretto di Debbie e degli ombretti minerali di Nevet, che mi piacciono molto. Poi, allora, qui ci sono tutti i miei blush. Non mi piacciono i blush, no, ne ho veramente tanti. Allora, ho questo di Benecos, poi ho questo di MAC, colore stupendo, ho questo dell'Astra, poi ho questo della Colistar, che mi ha regalato la mia amica, ho una Terra della Deborah, poi questo blush in stick color trend dell'Avon. Poi ho un blush in crema di Pupa. Poi ho altri tre blush in crema di Kiko. Poi un altro blush della MAC. Questo è un blush della The Balm. Metto un po' qua su, se no ne ho veramente tanti. Faccio fatica a farveli vedere bene. Allora, questa è di Catrice, questa è di H&M, stupendo, super pigmentato. Questo è della Una, in crema, bellissimo anche questo. Poi ne ho altre due della Catrice. E un altro della Colistar, mi sembra. Poi, adesso metto velocemente a posto. Poi ho delle matite, qui quante ne ho, dunque ve le faccio vedere molto velocemente. Ne ho qualcuna della Lady Lia, poi anche questa è una matita sopracciglia della Benecos, questo è un matitone della Kiko,
un altro matitone bianco. Questi tre sono tre ombretti in stick di Kiko. Poi ho due matite labbra di Neve Cosmetics, un pastello. Poi passiamo di qua molto velocemente. Allora, ho la palette della Naked 2, Naked 1, poi ho un fondotinta della MAC, un mascara bio, Mosquetas, mascara della Deborah, un altro mascara della B Chic, una BB cream di Garnier, un mascara di H&M che non utilizzo perché è troppo chiaro, è vero, è proprio chiarissimo. E poi la BB cream di Sobio che sto terminando, poi una cipria di Sephora, un fondotinta minerale della Une, poi una cipria della Sante e una BB cream della Une. Poi qui ho qualche paletta. Allora, tiro un po' fuori. Allora, palette della Slick, queste due sono della Mua, anche questa. Poi una palette di Dior che mi ha regalato Tiziana, la mia palette preferita di Paula P, che adoro e che posso dire che utilizzo molto molto spesso e ve la voglio far vedere. Ops, eccola qua. Stupenda, sì. Poi qui le ultime palettine. Allora, sono tre palettine di Essence, queste sono della Wet n Wild, e poi delle palettine B Chic, una mi sembra una palettina di blush forse, un'altra palettina B Chic, eccola qua, è stupenda, la utilizzo tantissimo, ha dei colori stupendi, si vede anche che è molto utilizzata. E poi l'ultima palettina, questa di Wet n Wild, molto carina anche questa. E basta, queste sono tutti i trucchi che ho in questo cassetto. Ora vi faccio vedere altri trucchi che tengo in una scatolina che mi hanno regalato tutte le mie amiche. Ecco qua la scatolina. Ora vi faccio vedere tutti i trucchi. Allora, c'è una palettina di Dior che mi piace tantissimo, che mi ha regalato Tiziana, e questa palettina qui di Cinderella della Essence, molto molto carina, che anche questa sto utilizzando in questo periodo, infatti si vedono molti ombretti utilizzati. Poi c'è quest'altra palettina, anche questa me l'ha regalata Mitty, molto molto carina, del lip gloss della Essence, poi un rossetto Dior, un altro rossetto sempre Dior penso, sì, poi una palettina, questa è della Lore, molto molto carina, mi piace molto i colori questa palettina. Poi qui ho due rossetti Wet n Wild, poi un lip gloss dell'Astra, molto molto carino, mi piace tanto, poi un rossetto di Olific, una palettina Nai Oleari, molto carina anche questa, un rossetto della Colistar, altri ombretti sullo azzurro, molto carino, un altro rossetto sempre della Colista, altri ombretti molto carini, poi un illuminante della Essence, vado un po' alla veloce sennò, un lip gloss di oro molto bello, altri ombretti, blush, poi una palette di ombretti della Kiko, bellissima, un blush sempre di Kiko, un altro blush, una palettina di blush, poi un altro rossettino dolce a bracci, mi ha regalato Elisa,
prendo l'acquolina, molto molto carina, lucida. Poi un profumino piccolino, troppo bello, di Dolce Gabbana, uno smalto rosso, molto molto carino anche questo, dei pigmenti MAC, un rossetto Dior, uno smalto di Dior, poi un blush di Kiko, un altro rossetto della Colistar, molto carino anche questo. Anche questo ho utilizzato molto, e poi un balsamo labbro di Kiko e basta, la scatola è vuota. Ora ne metto a posto tutto e basta. Questa è tutta la mia prestazione make up, spero che vi sia piaciuta. Ci sono un po' di cosine, insomma un po' di trucchi. Saluto Mami 2012, saluto tutti, e se volete ci vediamo al prossimo video. Ciao.